e benvenuti al secondo dei quattro incontri che Fondazione Ansaldo e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura hanno organizzato nell'ambito dell'iniziativa della mostra che abbiamo intitolato Ferdinando Maria Perrone e i destini dell'Ansaldo. Venerdì scorso abbiamo avuto il primo di questi quattro incontri insieme al professor Paride Rugafiori dell'Università di Torino, che ci ha raccontato della vita di Ferdinando Maria Perrone, una vita quanto mai avventurosa, e che solo in una sua piccola porzione, l'ultima, negli ultimi 10 anni, in realtà incrocia i destini dell'Ansaldo, essendo nell'amministratore delegato prima e il socio di maggioranza poi, ma in quei pochi anni, in effetti, ed è per questo che lo ricordiamo e che viene ricordato in generale, diede un grande impulso al gruppo Ansaldo e alle attività dell'Ansaldo di quegli anni, soprattutto nell'ambito della internazionalizzazione e delle capacità dell'Ansaldo di andarsi a trovare dei soci all'estero per sviluppare le proprie attività. Quando Perrone muore, l'Ansaldo è il più grosso gruppo meccanico d'Italia e sicuramente uno dei più importanti d'Europa. Con la conversazione odierna spostiamo il focus dalla persona all'azienda e quindi ripercorriamo la storia dell'Ansaldo, le strategie che l'hanno portata a crescere nel tempo, e ci sono stati anche i momenti di difficoltà, e l'evoluzione che il gruppo Ansaldo ha avuto dalla sua fondazione nel 1853 fino ad arrivare ai giorni d'oggi. È con noi a parlarci di questo il professor Marco Doria, che ringrazio per aver accettato l'invito. Non credo di doverlo presentare. Il professor Doria è docente di storia economica all'Università di Genova, è anche il sindaco della nostra città, ovviamente. Mi piace ricordare che è una persona che ha sempre dedicato buona parte, posso dire, dei suoi studi alla storia dell'Ansaldo, ed è stato anche per 7 anni membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Ha sempre dedicato grande attenzione alle attività che la Fondazione Ansaldo ha portato avanti, e di questo lo ringrazio. Professore, a lei. Buonasera a tutti. Dunque, mi è stato dato un titolo che è appunto l'Ansaldo strategie d'evoluzione. Sono parole, appunto, strategie evoluzione di un'impresa, che ci obbligano a considerare proprio l'impresa, ad analizzare l'impresa, una grande impresa industriale. Le sue strategie sono concetti proprio molto di base quando si guarda un'impresa. Le strategie, quindi le scelte dell'impresa, che cosa produce, su quali mercati si vuole misurare, a quali clienti guarda, come si mette in condizioni di produrre determinati oggetti, e tutti questi aspetti strategici della vita dell'impresa si legano a un contesto, al mondo in cui l'impresa si muove. Quindi sono tutte scelte che si collocano in momenti specifici, in un mondo economico, politico, sociale specifico. E quindi c'è un collegamento sempre costante tra quello che l'impresa fa e il mondo in cui l'impresa si muove. Dopodiché ci sono delle dimensioni che potremmo considerare interne all'impresa. Come è organizzata l'impresa al suo interno? Come funziona? Quali persone vi lavorano? Chi sono le persone che all'interno dell'impresa decidono le strategie? Che storie hanno alle spalle? Avete avuto un primo incontro dedicato a una di queste persone, a Ferdinando Maria Perrone. Ce ne possono essere, ovviamente, ce ne sono state diverse nella storia dell'Ansaldo, ce ne sono diverse persone
nella storia di tutte le imprese che hanno una storia abbastanza lunga, in cui personaggi diversi si succedono al vertice dell'azienda, e all'interno dell'azienda poi sono importanti anche tutti coloro che vi lavorano senza necessariamente ricoprire delle posizioni di vertice. Allora, l'impresa è un soggetto che si muove nel mondo e che è influenzata dal mondo in cui si muove, e che anche, soprattutto se grossa, anche questo è un elemento importante, è capace di influenzare il mondo in cui si muove. Questo è un elemento che evidenzia subito una differenza tra grande e piccola impresa. Cioè, l'Ansaldo è stata capace di influenzare l'Italia, la Fiat è stata capace di influenzare l'Italia, e al tempo stesso la Fiat e l'Ansaldo sono state influenzate da quello che accadeva nel paese. Un'impresa di minori dimensioni invece è influenzata dal contesto, è un po' meno capace di influenzarlo. Questo l'ho premesso per dare un senso poi e spiegare come organizzo questa conversazione, questa presentazione. Voglio prima parlare, considerando che stiamo parlando di un'impresa che ha un'impresa che poi ha cambiato denominazione, ha cambiato perimetro, ha cambiato caratteristiche, ma schematizzando un po', è un'impresa, il nome Ansaldo legato a imprese industriali è un nome che ormai circola a Genova da più di 150 anni. E allora, sulla base di questo rapporto che ho enunciato costante tra impresa e il mondo in cui l'impresa si muove, voglio dire questo, che l'Ansaldo è stata una delle protagoniste, delle imprese protagoniste della storia dell'industria italiana. E quindi volevo un attimo darvi l'idea delle grandi fasi della storia dell'industria italiana, per collegare a queste fasi l'Ansaldo e per collegare a queste fasi la nostra città, Genova. Dopodiché, dopo aver dato questi elementi di quadro generale in cui l'Ansaldo si è mossa e Genova è stata assolutamente interessata da questo percorso, volevo fare delle puntualizzazioni anche sull'Ansaldo e magari intreccio il discorso di carattere generale con le considerazioni sull'Ansaldo. Quindi dovete immaginare questi vari piani: il piano generale, economico, il piano dell'azienda, il piano della nostra città, del territorio in cui l'azienda era fondamentalmente radicata, e poi un altro piano di analisi, le persone che con l'azienda hanno avuto a che fare, che nell'azienda hanno lavorato. Cioè, proprio una lettura con piani diversi, ma che sono tutti intrecciati l'uno all'altro, e risulta impossibile comprendere un percorso storico in pieno se non si considera la presenza di questi piani diversi. Cominciamo da quello che potremmo intitolare Ansaldo, l'Ansaldo e la storia dell'industria italiana. La storia dell'industria italiana, l'industria moderna, come se dopo la rivoluzione industriale inglese, comincia grosso modo, non c'è un anno d'inizio, come il 12 di ottobre 1492 Cristoforo Colombo sbarca su un'isola del continente americano. Il 25 aprile 1945 da noi termina la Seconda Guerra Mondiale. Quando comincia l'industria, non c'è il giorno in cui comincia l'industria in Italia, l'industria moderna, ma possiamo dire che il periodo in cui comincia a vedersi un'industria moderna in Italia, qua e là, i primi esempi, siamo alla metà dell'Ottocento, 1850 circa, e l'Ansaldo è presente già allora.
Quindi l'Ansaldo si affaccia sulla scena della storia del nostro paese quando l'industria moderna fa la sua comparsa in Italia, anno più, anno meno. E l'Ansaldo accompagna la storia economica del paese per più di un secolo e mezzo, attraversando quindi come impresa varie fasi. All'inizio, appunto, dicevo, si affaccia sulla scena quando compare in Italia l'industria moderna e abbiamo una prima fase storica da individuare, una fase storica abbastanza lunga, che facciamo partire dalla metà dell'Ottocento e facciamo terminare con la Prima Guerra Mondiale. Cioè, noi possiamo dire che l'industria moderna compare in Italia alla metà dell'Ottocento e negli anni della Prima Guerra Mondiale l'Italia, o per essere più precisi, una parte del paese, è diventata ormai un paese industriale. Se noi dovessimo immaginare una specie di G8 dei paesi industriali nel mondo, nell'anno 1914, le potenze industriali del mondo, il G8, l'Italia ci starebbe dentro nel 1914. Chiaro, era meno forte dell'Inghilterra, meno forte degli Stati Uniti, meno forte della Germania, che erano le maggiori potenze industriali, ma dopo questi paesi ci potevamo mettere la Francia, l'Italia, la Russia, il Giappone, non, la Cina non lo era, l'India non lo era, il Brasile non lo era, quindi era nel G8 industriale del 1914. Allora c'è un percorso che parte dalla metà dell'Ottocento e arriva alla Prima Guerra Mondiale, in cui l'Italia diviene, anche se, come dicevo prima, con delle differenze geografiche da regione a regione, un paese industriale, come poteva essere moderno nel 1914. Quali sono i passaggi di questa industrializzazione? Intanto è un'industrializzazione che ha modelli diversi, cioè l'industria italiana non è uguale, l'Ansaldo non è l'esempio unico dell'industria italiana, è un esempio significativo, perché ci sono modelli, lo cito per non darvi l'idea che parlando dell'Ansaldo si parli di tutta l'industria italiana, ci sono modelli anche un po' diversi. Faccio un esempio: le imprese tessili che producevano filato e tessuto di lana e di cotone nell'Italia dell'Ottocento, che si trovavano in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, mi vengono in mente dei nomi, Lane Rossi Vicenza, a Vicenza, oppure allora non facevano abiti, Zegna, adesso noi conosciamo Ermenegildo Zegna, ma Zegna era una famiglia di biellesi che producevano filato e tessuto di lana alla metà dell'Ottocento. Allora, questo modello di industria tessile moderna, Marzotto, non so, è un modello diverso da quello dell'Ansaldo, è un modello di industria che sta in zone rurali, a nord della pianura padana, e non sta nei grandi centri urbani. L'Ansaldo è un tipo di industria che invece sta nei grandi centri urbani, a Genova nel nostro caso, e che produce dei beni che sono quelli tipici dell'industria meccanica. Per lo sviluppo di questa industria un momento di partenza è l'arrivo in Italia della ferrovia, e la prima linea ferroviaria importante, non la prima linea in assoluto, che fu fatta nel Regno delle Due Sicilie ed è stata la Napoli-Portici, una piccola linea ferroviaria di nessuna rilevanza economica,
La prima linea ferroviaria economicamente importante nella storia d'Italia è la Torino-Genova o Genova-Torino, che il Regno di Sardegna decide di fare negli anni 40 dell'Ottocento. Nel 1845-1846 il governo di Torino decide di creare una linea ferroviaria Torino-Genova. E nel 1846 un inglese, Philip Taylor, che era un ingegnere inglese e quindi veniva da un paese in cui l'industria si era già sviluppata, quindi ne sapeva di industria e lavorava a Marsiglia, decide di trasferirsi a Genova, a San Pier d'Arena per essere più precisi, per creare con un uomo d'affari di Torino che si chiamava Prandi una fabbrica che doveva produrre locomotive. Il governo di Torino decide di fare la linea ferroviaria Genova-Torino e questo ingegnere inglese Taylor, con un socio piemontese, decide di stabilire a Genova una fabbrica che produca locomotive per le ferrovie che stanno partendo nel Regno di Sardegna. La linea ferroviaria viene costruita, nel 1853 viene inaugurata la ferrovia Torino-Genova, e però questa fabbrica che Taylor e il suo collega socio Prandi fanno a San Pier d'Arena non fa grandi affari, perché l'hanno costruita prima che sostanzialmente la linea ferroviaria sia terminata, non riescono a fare niente. Hanno lanciato l'idea, hanno acquistato un terreno, hanno avviato delle lavorazioni meccaniche, hanno messo un po' di macchinari, ma non riescono a produrre tanto da far sopravvivere l'impresa. E quindi l'esperienza di questa impresa si conclude, ma non si conclude l'esperienza di questo sito produttivo che è collocato dove oggi abbiamo il centro commerciale della Fiumara a San Pier d'Arena. Questo sito produttivo si chiamava Meccanico, il Meccanico, e non viene smantellato, perché nel 1852 personaggi che sono spinti a farlo da Cavour, il primo ministro del Regno di Sardegna, creano una società che si chiama Ansaldo. Ansaldo è il nome di uno di loro, Giovanni Ansaldo, un ingegnere. Gli altri tre si chiamano Carlo Bombrini, che era il direttore della Banca Nazionale del Regno di Sardegna, Raffaele Rubattino, un armatore, e Giacomo Penco, che era un ricco signore che investiva denari in varie attività economiche. Questi quattro signori creano la Giovanni Ansaldo e C, che prende il nome di uno di loro. Era una società in accomandita e il gerente era Giovanni Ansaldo, l'ingegnere, che rileva lo stabilimento creato qualche anno prima da Taylor e Prandi. Producono pochissime locomotive in quella fase, producono macchine a vapore, è un'impresa meccanica però che ha subito discrete dimensioni, qualche centinaio di operai, che per l'epoca era molto. Questa impresa, diciamo così, è una delle più importanti imprese meccaniche dell'Italia di allora, ma non fa dei grandi salti di qualità, perché nell'Italia del Risorgimento, anni 50, anni 60, anni 70, l'industria stenta a decollare. Abbiamo una prima presenza di industria, ma non abbiamo un decollo, una partenza forte dell'industria. Questa partenza forte dell'industria, un po' più forte, si ha negli anni 80 dell'Ottocento. E dagli anni 80 dell'Ottocento parte un percorso che appunto ci fa vedere dei risultati evidenti quando esplode la Prima Guerra Mondiale. Cosa accade negli anni 80 dell'Ottocento? Questo per la storia dell'Ansaldo è importante. Intanto
per la storia delle imprese in quanto tale abbiamo un cambiamento del perché muoiono dei fondatori. I fondatori, Ansaldo muore abbastanza presto, ma all'inizio degli anni 80 muoiono Carlo Bombrini e Raffaele Rubattino. Quindi all'inizio degli anni 80 ormai non ci sono più i fondatori della Giovanni Ansaldo e C. E l'azienda all'inizio degli anni 80 viene rilevata dai figli di Carlo Bombrini, i fratelli Bombrini, che poi la venderanno all'inizio del Novecento a Ferdinando Maria Perrone. I fratelli Bombrini rilevano l'Ansaldo in un momento in cui lo Stato italiano, il governo italiano dell'epoca, fa scelte molto importanti. Il governo italiano dell'epoca decide negli anni 80 di puntare sull'industria. Dopo l'unificazione d'Italia c'era stato un dibattito nella classe dirigente liberale dell'epoca tra un gruppo di persone che erano fondamentalmente dei proprietari terrieri, anche bravi nel gestire in modo moderno la loro proprietà terriera della Lombardia, del Piemonte, che ritenevano che la natura dell'Italia fosse quella di un paese agricolo, un paese agricolo moderno, ma un paese agricolo. E invece ritenevano che fosse da trascurare l'aspetto industriale. Dicevano: noi esportiamo come paese i prodotti agricoli e importiamo le macchine, i prodotti industriali da paesi che sono più attrezzati di noi a produrre beni industriali. Negli anni Ottanta cambia la prospettiva. La classe dirigente italiana politica dell'epoca ritiene che per dare una prospettiva al paese, per far diventare importante il paese, ci sia bisogno di industria. E perché l'industria possa svilupparsi in Italia c'è bisogno di aiuti di Stato, di vario tipo. Da un lato c'è bisogno di dazi doganali che rendano più costosi i prodotti industriali che vengono dall'estero. Il prezzo a cui potevano essere venduti i prodotti dell'industria italiana era più alto di quello dei prodotti inglesi, belgi, eccetera. Allora, per creare mercato per il prodotto industriale italiano si introducono dei dazi doganali che prima non c'erano. E questo crea una condizione di minor svantaggio o di vantaggio relativo per certi imprenditori italiani, per certe aziende italiane. Questo vale ad esempio per il settore tessile in modo particolare. E poi lo Stato italiano fa aiuti anche di altro tipo, ordinando, diventando cliente in maniera più significativa di prima dell'industria meccanica italiana, comprando, introducendo delle regole che impongono, ad esempio, alle compagnie ferroviarie di privilegiare l'acquisto di locomotive prodotte in Italia entro un certo differenziale di prezzo, comprando come governo navi da guerra prodotte in Italia, nei cantieri italiani. Quindi creando la domanda, una domanda pubblica o incentivata da leggi specifiche dello Stato, creando domanda per il prodotto italiano, quindi aiutando l'industria a crescere. E questo per l'industria meccanica avviene negli anni Ottanta, locomotive, navi da guerra. Siamo anche in un periodo in cui una delle componenti della domanda di prodotti industriali è la domanda bellica, la domanda di armi. Siamo in un periodo in cui il peso della domanda bellica, che è garantito dallo Stato italiano, incide molto. Siamo negli anni Ottanta, sono gli anni del colonialismo europeo. Sono gli anni in cui anche l'Italia, che è nata relativamente da poco
come Stato nazionale vuole avere delle colonie in Africa, come l'avevano gli inglesi, come l'avevano i francesi. Per avere le colonie in Africa bisogna avere delle forze armate moderne. Per avere delle forze armate moderne bisogna avere delle armi moderne. E per non dover importare dall'estero le armi moderne bisogna avere un'industria che sia capace di produrle. Da qui proprio le leggi, i provvedimenti, le scelte di spesa pubblica che stimolano lo sviluppo industriale. E allora l'ansaldo dei fratelli Bombrini dagli anni Ottanta comincia a crescere e alla fine dell'Ottocento ha ormai a Genova, nell'area genovese per essere precisi, perché la Genova storica era più piccola di quella di adesso, ha alcuni stabilimenti. Non ha più soltanto il meccanico a San Pier d'Arena, a Fiumara, ma ha acquistato negli anni Ottanta un cantiere navale a Sestri Ponente, dove adesso c'è il cantiere di Sestri, sulla spiaggia. Era un cantiere che costruiva dei velieri in legno che i fratelli Bombrini fanno diventare un cantiere che produce delle navi con gli scafi in ferro, che utilizzano i motori prodotti a San Pier d'Arena nell'altro stabilimento del gruppo. Poi acquistano uno stabilimento che fa leghe metalliche che si chiama Delta a Cornigliano e alla fine dell'Ottocento creano uno stabilimento ancora più grosso, siderurgico, a Campi, a Cornigliano Campi, che chiamano le fonderie e acciaierie dell'Ansaldo, dove adesso abbiamo Castorama, Leroy Merlin e Ikea. Lì c'erano, molti di noi se lo ricordano, poi non si chiamava più Ansaldo, quando siamo cresciuti noi si chiamava SIAC, Italsider, eccetera, prima che lo smantellassero, ma in origine erano le fonderie acciaierie Ansaldo. Quindi all'inizio del Novecento, quando Ferdinando Maria Perrone diventa proprietario di questa impresa, ormai l'impresa ha approfittato di questa fase di crescita dell'economia anche industriale italiana, ha vari stabilimenti. Un altro che non ho citato è l'elettrotecnico. L'elettrotecnico stava esattamente dove adesso sta Ansaldo Energia, sempre a Campi, quindi ha un'azienda all'inizio del Novecento con più stabilimenti. Il meccanico a San Pier d'Arena, l'elettrotecnico a Campi, vicino all'elettrotecnico le fonderie acciaierie, lo stabilimento che fa leghe metalliche Delta, sempre a Cornigliano Campi, il cantiere navale a Sestri Ponente e un'officina di riparazioni navali nel porto industriale, Porto Antico. Nella zona delle riparazioni navali del porto, Ansaldo aveva un'officina di allestimento e di riparazione navale. Quindi un'azienda significativa. La proprietà passa nel 1903 dai fratelli Bombrini a Ferdinando Maria Perrone, che forse vi è stato detto la volta scorsa, si mette in relazione con una grande impresa inglese, la Armstrong. Infatti in quella fase si chiama Ansaldo Armstrong per alcuni anni la società, ed è una società che appunto cresce molto sino al 1914, arriva ad avere circa 8.000 dipendenti nei suoi vari stabilimenti genovesi, quindi una realtà significativa. In questa fase di crescita dell'Ansaldo abbiamo la trasformazione della nostra città. La nostra città diventa una città modernamente industriale e diventa un'area metropolitana, diciamo così. I comuni erano diversi, c'era il comune di Genova, di San Pier d'Arena, di Cornigliano, Sestri Ponente, Bolzaneto, tutti i comuni che poi furono fusi, unificati nel 1926, ma pur essendoci comuni diversi è ormai un territorio che si sta compattando dal punto di vista economico-funzionale. È un territorio in cui la popolazione aumenta molto.
nel 1861, adesso sto considerando il territorio dell'attuale comune di Genova, quindi sto sommando gli abitanti di tutti i comuni che poi furono unificati nella cosiddetta Grande Genova. Nel 1861, nel territorio dell'attuale comune di Genova, abitavano 240.000 abitanti. Nel 1911, 50 anni dopo, erano diventati 465.000. Era più che raddoppiata la popolazione di questo territorio. Dappertutto, nella Genova storica come a San Pier d'Arena, a Voltri come a Quinto, ma soprattutto nei borghi industriali. Nel 1911, su 465.000 abitanti, 77.000 lavoravano nel settore industriale, quindi una quota significativa, cioè era una città industriale segnata dalla presenza delle fabbriche nelle sue zone industriali, che poi erano la Valpolcevera e il Ponente. Ecco, in quelle zone, ecco, la presenza delle fabbriche, delle grandi fabbriche metalmeccaniche soprattutto, era una presenza significativa. Non c'erano solo gli stabilimenti dell'Ansaldo, c'erano, non so, a Bolzaneto le acciaierie della famiglia Bruzzo, i cantieri Odero, che erano sia a Sestri Ponente che alla Foce, dove adesso c'è Piazza Rossetti. Questa era un po' una incursione nella zona un po' più a Levante. C'erano ferriere e stabilimenti siderurgici in Val Cerusa, a Voltri, Tassara, le ferriere dei Tassara. C'erano una serie di stabilimenti che erano proprietà di grandi famiglie di industriali genovesi, Piaggio, Raggio, Odero, Bombrini, Bruzzo. E quindi si trasforma l'impresa di cui stiamo parlando, ma dentro un tessuto urbano e industriale che cambia molto, con una forte presenza di queste grandi fabbriche. E allora l'area genovese diventa, in questi anni, all'inizio del Novecento, diventa uno dei vertici del triangolo industriale italiano, Milano, Torino, Genova, perché processi analoghi si erano verificati nello stesso periodo anche a Milano, Torino. Analoghi con una certa differenza di settori industriali. A Torino diventava trainante l'industria dell'automobile, la Fiat, ma non soltanto, la Fiat, la Lancia. A Milano o nella zona milanese, compreso Sesto San Giovanni, le aziende avevano altri nomi, Falk, Breda, Marelli, Alfa Romeo. Romeo, che poi diventa Alfa Romeo, cambiano un po' i settori. Ovviamente i cantieri navali sono a Genova e non sono a Torino, ma sono poli industriali, i tre vertici del triangolo industriale. Quindi l'area genovese è in quel momento un vertice del triangolo industriale. La produzione di armi è una produzione che tira molto in quegli anni, e tira moltissimo ovviamente quando scoppia la Prima Guerra Mondiale. In quel momento l'Ansaldo è anche capace di influenzare la storia. L'Ansaldo è l'Ansaldo dei Perrone ed è una grande impresa che influenza la politica. I Perrone, ma già i Bombrini avevano cominciato a fare, sono anche proprietari di giornali. Il secolo è controllato dai Perrone, prima dai Bombrini, poi i Bombrini cedono anche il Secolo alla famiglia Perrone, e quindi l'industria, l'economia controlla i media dell'epoca, a Genova ma non soltanto, anche la proprietà del Corriere della Sera a Milano, che già esisteva,
apparteneva alle grandi famiglie industriali. I Crespi erano industriali del tessile, cotonieri, ma erano le grandi famiglie industriali dell'epoca. A un certo punto a Torino, appunto, Agnelli, la famiglia Giovanni Agnelli il Vecchio, uno dei fondatori della Fiat, diventa proprietario della stampa. Allora, l'Ansaldo, dicevo, influenza la storia, perché alla vigilia della Prima Guerra Mondiale fa pressione la famiglia Perrone attraverso i suoi organi di stampa, fa pressione perché l'Italia intervenga in guerra, perché la politica del paese sia una politica di intervento nella guerra. E un famoso episodio, che è molto noto ma anche molto significativo, nel 1915, il 5 maggio del 1915, è l'inaugurazione a Quarto del monumento a Garibaldi ai Mille, una scultura che viene realizzata allora, inaugurata il 5 maggio del 1915, e l'oratore ufficiale il giorno dell'inaugurazione è Gabriele D'Annunzio, poeta, letterato, politico fortemente interventista, che nel corso di questa inaugurazione, che diventa a tutti gli effetti una manifestazione politica a favore delle entrate in guerra, pronuncia un discorso molto noto in cui incita l'Italia a entrare in guerra. In quell'occasione, per favorire il successo della manifestazione, i Perrone danno una giornata di permesso retribuito a tutti i dipendenti perché partecipino alla manifestazione. Allora erano, diciamo così, battuta che non c'entra niente, nel senso, la giornata di permesso retribuito data dal padrone. Oggi a volte ci sono le assemblee retribuite di lavoratori di aziende del comune che vengono retribuiti a protestare in via Garibaldi senza perdere la giornata di lavoro. Comunque, diciamo così, esempi di quello che accade nella storia. I Perrone pagano quindi i loro dipendenti perché partecipino all'iniziativa interventista. L'Italia entrerà in guerra a fine maggio e nel 1915, 16, 17, 18 gli stabilimenti Ansaldo si ingrandiscono, quelli che già esistevano, e ne nascono di nuovi. L'Ansaldo produce, oltre a tutto quello che produceva prima, cannoni, motori, proiettili, aeroplani, autoblindo per l'esercito italiano, aumenta anche la sua gamma produttiva. E nel 1900 è l'impresa italiana che si ingrandisce di più negli anni della Prima Guerra Mondiale. Nel 1917, fine del 1917, a Genova, negli stabilimenti dell'Ansaldo, che sono diventati più numerosi, i più importanti erano quelli che vi ho ricordato, ma ce ne sono anche altri. Nel 1917, fine 17, negli stabilimenti dell'Ansaldo a Genova lavorano 40.000 persone, dipendenti Ansaldo a Genova, 40.000 dipendenti dell'Ansaldo negli stabilimenti Ansaldo genovesi. Quindi l'impresa ha il suo momento d'oro, produce e c'è continua domanda di armi, di proiettili, di cannoni, e chi paga? Paga lo Stato italiano. Lo Stato italiano non bada a spese, ed è abbastanza naturale che questo accada, non ci sono gare al massimo ribasso, eccetera. Lo Stato italiano, i comandi dell'esercito, il Ministero della Guerra si rivolge agli imprenditori delle grandi imprese, Ansaldo, Fiat, Breda, Terni, e il messaggio è: producete, 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 mettete in lavorazione materiali, il saldo, il pagamento a saldo arriva comunque sino all'armistizio. Quando la guerra finisce la spesa militare, immediatamente lo Stato italiano non tira più fuori un euro. Poi ci sarà
una controversia, un saldo a pagamento delle lavorazioni che erano state avviate sulla base di contratti magari anche non definiti compiutamente, però cessa immediatamente la domanda dei prodotti dell'impresa e abbiamo un primo acuto momento di crisi. La crisi in cui c'è il faticosissimo passaggio dall'economia di guerra all'economia di pace. I prodotti bellici che trovavano sbocco, trovavano un cliente sino a quel momento, non hanno più mercato. L'impresa deve brutalmente ridurre i suoi dipendenti, licenziamenti di migliaia di persone. Siamo nell'Italia della crisi del primo dopoguerra, 1919-1920, anni difficilissimi da un punto di vista economico, anni difficilissimi da un punto di vista sociale, anni di fortissime tensioni politiche, quelle tensioni politiche che poi porteranno all'ascesa del fascismo. In questo contesto l'Ansaldo viene investita da una crisi profonda e nel 1921 i fratelli Perrone, i figli di Ferdinando Maria Perrone, cioè Mario e Pio Perrone, si dimettono dalle cariche di presidente e amministratore delegato del gruppo Ansaldo, di questo grande gruppo industriale. E la proprietà dell'Ansaldo passa per tre anni, dal 1922 al 1925, nelle mani di un istituto finanziario che è controllato dalla Banca d'Italia. Quindi abbiamo una forma di controllo pubblico dell'Ansaldo tra il 1922 e il 25. Poi l'Ansaldo viene privatizzata di nuovo nel 1925. Gli anni 20 non sono anni particolarmente brillanti per l'azienda e la fine degli anni 20 è ancor meno brillante, perché l'economia italiana nel giro di 10 anni viene investita da due crisi. La prima è quella 1919-1920, post Prima Guerra Mondiale. La seconda, alla fine degli anni 20, 1929, è la grande crisi economica internazionale che esplode negli Stati Uniti, poi essendo allora già il sistema economico internazionale fortemente interconnesso, la crisi statunitense, il crollo della borsa di Wall Street, il blocco dell'economia degli Stati Uniti, che era una locomotiva forte dell'economia mondiale nel Novecento, già negli anni venti, questo blocco dell'economia statunitense si traduce in forte freno per l'economia europea e quindi le aziende italiane, l'economia italiana entra in una fase di sofferenza. A questo punto nella storia dell'Ansaldo, e non soltanto di essa, accade qualcosa di significativo. Per evitare che l'Ansaldo, come altre imprese, fallisca, lo Stato italiano decide di intervenire acquisendone la proprietà e creando nel 1933, cosa che molti di voi sanno certamente, creando un istituto che si chiama IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, che è un istituto di Stato che diventa proprietario di un bel numero di imprese industriali italiane, l'Ansaldo, l'Ilva, Odero, Terni, Alfa Romeo, compagnie di navigazione, l'Italia di navigazione, di un bel pacchetto di imprese, oltre che anche di alcune banche, la Banca Commerciale Italiana, il Credit Italiano, cioè di un pezzo, lo Stato diventa proprietario di un pezzo dell'apparato economico del paese
industriale, bancario, compagnie di navigazione. 1933. Cambia la proprietà diventa statale, non cambiano i prodotti dell'impresa. I prodotti dell'impresa sono quelli da grande gruppo meccanico pesante, quindi locomotive, materiale ferroviario, armamenti, navi, civili e militari, alcune prestigiosissime, i REX, i transatlantici, i grandi piroscafi, i grandi transatlantici prodotti a Sestri Ponente, nel cantiere di Sestri Ponente. I prodotti siderurgici continuano a essere gli stessi. Negli anni 30, dopo che lo Stato è diventato proprietario di Ansaldo, cambia però il contesto, perché l'Italia fascista negli anni 30 diventa un paese estremamente aggressivo come politica estera. Punta sul rafforzamento militare, riprende avventure coloniali in Africa, si allea dal punto di vista della diplomazia alla Germania nazista, si prepara a scenari di guerra. Preparandosi a scenari di guerra, di nuovo il rafforzamento militare come armi delle forze armate italiane, marina, aviazione, esercito, diventa fondamentale e tutte le imprese capaci di produrre per la guerra acquistano di nuovo importanza e l'Ansaldo tra esse. Quindi negli anni 30 l'Ansaldo, che negli anni 20 aveva avuto una fase di declino dal punto di vista occupazionale, del fatturato, della produzione, un declino che si accentua con la crisi del 1929, dopo il 33 e in particolare dal 1935 in avanti, riprende a crescere, ad assumere dipendenti, aumentare la propria produzione, perché la domanda bellica è di nuovo stimolata dalla politica dello Stato fascista. La Seconda Guerra Mondiale ha però degli esiti molto diversi rispetto a quelli della prima, per cui l'Ansaldo produce, ma la produzione bellica già comincia a scendere nel 1942, a guerra in corso. Cioè lo Stato fascista nel gestire la Seconda Guerra Mondiale è molto più debole di quanto era stato lo Stato liberale nella prima. La guerra è diversa. Nella Prima Guerra Mondiale Genova non è un teatro di guerra. Nella Seconda Guerra Mondiale Genova, come Milano, come Torino, vengono bombardate dagli aerei inglesi e poi americani. Durante la Prima Guerra Mondiale il carbone che alimenta le fabbriche italiane arriva dall'Inghilterra. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'industria italiana sente la mancanza di approvvigionamenti di materie prime energetiche, il carbone non arriva più dall'Inghilterra e la Germania utilizza per la propria industria il proprio carbone. Quindi gli anni della Seconda Guerra Mondiale sono anni in cui l'Ansaldo si è gonfiato ovviamente, ma produce meno di quanto si sarebbe potuto pensare. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale abbiamo proprio la replica esatta di quanto da un punto di vista economico era avvenuto dopo la Prima Guerra Mondiale, cioè l'Ansaldo, il gruppo Ansaldo, deve passare da produzioni di guerra a produzioni di pace e viene profondamente ristrutturato. L'IRI ha creato nel 1947-48 una finanziaria, in inglese si dice holding, di settore per il settore meccanico, la Finmeccanica. La Finmeccanica non era un'azienda con degli stabilimenti, era una scatola finanziaria dell'IRI dentro cui stavano le diverse imprese meccaniche del gruppo IRI, tra cui l'Ansaldo.
e la Finmeccanica nel 1949-50 fa dei programmi di ristrutturazione dell'Ansaldo, per cui spacchetta un po' la vecchia Ansaldo, che mantiene fondamentalmente alcune unità produttive che sono il meccanico a San Pier d'Arena e le più importanti, cito le più importanti, e i cantieri navali di Sestri Ponente e poi due cantieri navali fuori Genova, il Muggiano alla Spezia e il cantiere navale, un cantiere navale a Livorno. Quindi è un'azienda che è baricentrata sullo stabilimento meccanico nel 1949-50 e sui cantieri navali. Poi ho detto si spacchetta perché altri stabilimenti di Ansaldo, l'elettrotecnico, quello che ancora, dove adesso c'è Ansaldo Energia Campi, si unisce a uno stabilimento San Giorgio di Sestri Ponente e nasce un'azienda che si chiama Ansaldo San Giorgio. C'è una sorta di gemmazione di stabilimenti e di società. Allora negli anni 50-60 questa società dell'IRI è una società che, oltre agli apparati motori, ai macchinari, ai motori del meccanico, produce navi in cantieri navali. Questo fino al 1966. Nel 66 di nuovo cambia pelle. L'IRI decide che le costruzioni navali vengono fatte da un'altra impresa che si chiama, nasce allora, si chiama Italcantieri, e prende il cantiere di Livorno, il cantiere di Sestri e i cantieri di Monfalcone e altri cantieri in giro per l'Italia. L'Ansaldo rimane il meccanico e qualcos'altro finché negli anni 70 si riunisce con un processo complicato che adesso diventa un po' noioso raccontare, al pezzo che era dell'Ansaldo San Giorgio, nasce il raggruppamento Ansaldo. Grande meccanica, motori, con una vocazione che per un certo tempo è molto importante, che però poi viene lasciata cadere, ed è una vocazione che accompagna l'Ansaldo da decenni, che è quella di produrre macchinari per la generazione di energia elettrica, quindi turbine, alternatori oppure trasformatori per le centrali elettriche. E in questo filone di produzione di macchinari per la generazione di energia elettrica, a partire dagli anni 60, poi con maggiore rilevanza negli anni 70, abbiamo un filone nuovo che è l'energia elettrica prodotta dal nucleare, e l'Ansaldo diventa, il gruppo Ansaldo diventa il perno, uno dei perni italiani dell'industria che produce per realizzare centrali nucleari. Una vicenda, quella delle centrali nucleari, che sostanzialmente comincia come prototipi di centrali nucleari presto, ma come grossi impianti più tardi che in altri paesi, e poi con gli anni 80 si interrompe. Allora, negli anni 80 cambia di nuovo il mondo, nel senso che il nostro paese viene investito da un processo di trasformazione industriale o di ridimensionamento industriale. Un paese come il nostro entra, per usare così delle definizioni un po' impressionistiche, entra nella sua fase post-industriale. Cosa significa? Non significa che l'industria scompare dall'Italia, significa che l'industria però nell'insieme dell'economia italiana è un settore che conta meno di prima in termini di posti di lavoro, conta meno di prima in termini di contributo al reddito, al prodotto interno lordo. L'economia diventa più terziaria. Succede all'industria, in un paese come il nostro, quello che era successo decenni prima all'agricoltura, un settore che per tanto tempo era stato dominante,
poi si ridimensiona a favore dell'industria e poi c'è il terziario che aumenta. Poi immaginate che passano i decenni, l'agricoltura continua la sua perdita di importanza in termini di addetti, l'industria è cresciuta, poi comincia a declinare anche l'industria e invece si espande il terziario. È un percorso tipico di tutti i paesi che si sono industrializzati dopo l'Inghilterra. I paesi di prima industrializzazione, i paesi occidentali industriali hanno conosciuto tutto questo percorso, qualche decennio prima, qualche decennio dopo, ma un percorso uguale per tutti. L'unica differenza è che in alcuni casi è cominciato prima, in altri dopo. Quelli che si sono industrializzati dopo cominciano un po' dopo questo percorso di declino industriale. Questo a partire dagli anni Ottanta accade anche da noi. E allora gli spazi fisici che io avevo ricordato, dove avevamo a Genova gli stabilimenti Ansaldo, Fiumara, il meccanico, migliaia di persone che lavoravano lì in una grande fabbrica, adesso è un centro commerciale, qualcosa di diverso, le fonderie acciaierie Ansaldo, poi SIAC, poi Italsider a Campi, è un altro spazio urbano completamente diverso. A Multedo abbiamo un edificio ancora un rudere vincolato, le fonderie di Multedo, bello dal punto di vista dell'archeologia industriale, bello, era uno stabilimento dell'Ansaldo, fonderie di Ghisa a Multedo. Quindi abbiamo un cimitero di luoghi dell'industria e l'Ansaldo si ridimensiona la presenza dell'industria in Italia, si ridimensiona la presenza dell'industria a Genova, ma abbiamo comunque un'eredità e questa eredità è data da pezzi di industria che facevano parte di questa galassia che oggi si chiamano Ansaldo Energia, Ansaldo STS, Selex, che sono ubicate ancora nei luoghi della storica industrializzazione genovese. In molti casi questi luoghi, come ho detto, si sono trasformati, in alcuni casi questi luoghi continuano a ospitare un'attività industriale che è sensibilmente diversa rispetto a quella dei tanti decenni precedenti, ma costituisce ancora una ricchezza per la nostra città. Ed è una ricchezza tutt'altro che da trascurare. È uno dei punti su cui la città basa il suo presente e può in parte anche costruire un pezzo di suo futuro, non soltanto sull'industria e sul porto come poteva essere nel 1914 o nel 1920. Adesso dobbiamo avere la capacità di costruire il futuro utilizzando più strumenti, puntando su più filoni, il turismo, la cultura, la ricerca scientifica, ma l'industria non può essere trascurata in un paese delle dimensioni dell'Italia che ha alle sue spalle una grande tradizione. Allora noi oggi sostanzialmente con queste iniziative della Fondazione Ansaldo abbiamo fatto una riflessione di carattere storico sulla memoria della nostra città e del nostro paese, però una riflessione di carattere storico che ci dà degli spunti per riflettere sull'oggi. Ecco, la storia non ci dice mai quali strade dovremmo percorrere, cioè la storia ci fa capire come siamo arrivati all'oggi, attraverso quale percorso. Quello che
il percorso che dovremmo seguire da adesso in avanti la storia non ce lo insegna. Poi cambiano i contesti e quindi una persona con cui parlavo pochi giorni fa mi diceva: ma siamo in grado di imparare le lezioni della storia? In realtà non è facile imparare le lezioni della storia, anche perché ogni contesto in cui ci si muove presenta delle caratteristiche che lo distinguono dai contesti precedenti. Ci sono degli elementi che possono essere un po' ricorrenti, ma ce ne sono tanti altri nuovi, diversi, per cui i comportamenti non possono mai essere identici a quelli virtuosi del passato, bisogna adattarsi. Ecco. Quindi la storia ci fa capire dove siamo arrivati, non ci insegna quale strada e con che passo dobbiamo percorrerla, però ci dà una consapevolezza che direi come comunità non siamo gli ultimi arrivati, abbiamo avuto e abbiamo dei talenti che dobbiamo utilizzare al meglio. Ecco, la sfida è utilizzarla al meglio. Parlavo, per me sta diventando un po' una fissa, chiedo scusa magari a chi mi ha già sentito chiudere dei discorsi con una battuta come quella che sto per fare, quando cito i talenti di cui la nostra comunità è ricca. E parlavo un'ora fa con un giovane di 29 anni, genovese, di cognome Parodi, tipicamente genovese, che lavora negli Stati Uniti e che ama Genova. E lavora vicino a San Francisco e mi diceva, da genovese, da 29enne genovese che ama la sua città e che ce l'ha nel cuore e che lavora a San Francisco, mi diceva, ci sono, Genova ha delle qualità eccezionali, potrebbe riprodurre nel suo territorio quanto di meglio si vede a San Francisco. È più bella di San Francisco, è più bella. Questo giovane ingegnere vive in un, dice, il centro storico della cittadina vicino a San Francisco dove vivo ha 50 anni di storia. Noi ne abbiamo secoli e secoli di storia e questa storia ci lascia delle bellezze incredibili. Una differenza però è lo spirito delle persone, dice, lì non mugugna nessuno, si rimboccano le maniche, lavorano, se prendono una facciata non si lamentano e ripartono. Ecco, nella storia dell'Ansaldo ci sono stati tanti momenti in cui si prendevano delle facciate e poi si ripartiva, sicuramente. È quello che secondo me dovremmo essere capaci di fare anche adesso, riflettendo sulla nostra storia. Grazie. Bene, ringrazio professor Doria per questa bellissima storia che ci ha fatto rivivere, che è la storia non solo di un grande gruppo industriale, ma come lui diceva e ricordava, è la storia di una nazione e soprattutto di una città che, come si diceva, deve ripartire. Due brevissime comunicazioni di servizio, vi ricordo venerdì prossimo il terzo incontro dei quattro che abbiamo programmato, ci sarà con noi il professor Valerio Castronovo, col quale ragioneremo di industria e stampa, ricordando appunto, come ricordava anche il professor Doria, la circostanza che Ferdinando Maria Perrone, negli anni in cui era proprietario e amministratore delegato dell'Ansaldo, era anche proprietario di giornali, era l'editore del secolo XIX, parleremo dell'argomento degli intrecci fra industria e stampa, che dappertutto, ma in particolare nel nostro paese, nella storia ci sono sempre stati. La seconda cosa che vi volevo dire è che
eccezionalmente il venerdì, per consentire a chi è venuto a queste conferenze poi di visitare la mostra su Ferdinando Maria Perrone che è in Sala Liguria, la mostra non chiude alle 19 ma sta aperta fino alle 20. Grazie e arrivederci a venerdì prossimo.